Terzo successo di fila per il Tolentino, vince la sfida salvezza con l'Avezzano e si allontana ulteriormente dalla zona a rischio della classifica. Sconfitta fatale invece per Antonio Mecomonaco, tecnico dei marsicani, che al termine dell'incontro è stato esonerato dal presidente Gianni Paris. Al suo posto dovrebbe essere ingaggiato Alberto Conti. Il mister abruzzese paga una prestazione opaca dei suoi per oltre un'ora. L'approccio alla partita è stato subito positivo per i marchigiani, ben messi in campo da Mosconi, nonostante le tante assenze, quali quelle di Cicconetti, Giorgi, Capezzani, Tortelli e il portiere Rossi. Avezzano molle, problemi soprattutto a destra nel contenere Ruggeri, bravo in fase propositiva, in qualità di esterno alto e con una fase difensiva comunque interessante. Che si tratti di una domenica non facile, Patania lo capisce subito quando è costretto a volare sulla sua sinistra per deviare in corner la bella rovesciata di Ruci. Al 24esimo il vantaggio del Tolentino. Siragusa, giornata pessima la sua, entra scordinato su Olivieri, calcio di rigore che Minnozzi trasforma per il suo 12° centro stagionale. Il numero 2 dell'Avezzano poco dopo rimedia anche il rosso per un brutto fallo su Ruggeri. L'arbitro lo manda quindi direttamente negli spogliatoi. Con l'uomo in meno, gara tutta in salita per i marsicani, che rischieranno di subire il raddoppio dei cremisi al 34esimo, traversa di Strano. E al 40esimo, avvolgente la manovra dei locali, Ruggeri apre per Minnozzi, che va al servizio per Ruci, tiro centrale. Nel finale di tempo le proteste dei biancoverdi quando Bucosse esce fuori dalla propria area. Cioalacu viene travolto mentre il giovane portiere allontana il pallone in fallo laterale. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per punire il portiere marchigiano. Nella ripresa, dopo pochi minuti, Mecomonaco inserisce Cimino e Puglielli e toglie Cancelli e Coppola. Forze fresche per recuperare la partita. Marucci, tra i migliori in campo, impegna nuovamente Patania in una parata non facile. Al quarto d'ora sussulto per gli ospiti quando Di Giacomo, con un tiro ad effetto, manda il pallone a scheggiare l'incrocio dei pali. Espulso poi dalla panchina un collaboratore di Mecomonaco. Con i cambi l'Avezzano ha maggiore vivacità, con i locali che badano più a controllare e a sfruttare le ripartenze. Le occasioni per raddoppiare ai cremisi non mancano. Di Domenico Antonio, entrato al posto di Padovani, manca il bersaglio dalla distanza. Occasione anche per Laborì poco dopo. Nei minuti finali la gara si infiamma, Patania super nella punizione di Di Domenico Antonio, poi il gol del 2-0 con Minnozzi al 13esimo centro stagionale. Partita chiusa, niente affatto, l'Avezzano accorcia con Rabbeni, colpo di testa insidioso e pallonetto a scavalcare Bucosse. I marsicani provano l'assalto finale ma non ci sarà più tempo, Avezzano che resta invischiato in zona playout, Tolentino che vede la salvezza a portata di mano e mercoledì l'impegno in Coppa Italia a Fasano per la gara di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. Mister, tre punti importanti sono arrivati nella sfida contro l'Avezzano, tre punti che in pratica consentono al Tolentino di distaccare ulteriormente la zona playout e di guardare insomma al proprio futuro con più tranquillità. Sì, oggi noi abbiamo fatto una prestazione bellissima sotto il profilo tecnico, però questo va atto alla società che nel periodo più critico, con le giornate di squalifica mie, siamo rimasti una famiglia, siamo rimasti sul pezzo e noi da lì abbiamo creato le fortune d'osse con la coerenza della società, però non abbiamo fatto nulla, dobbiamo lavorare, è bello quello che stiamo facendo, però la strada è lunga, abbiamo un calendario difficilissimo. Però con i principi nostri, a lavorare partite, a lavorare allenamenti, potremmo dire la nostra, però testa bassa, ricordiamoci che eravamo penultimi e terzultimi, quello che abbiamo fatto è un miracolo, però ancora non è finita, la strada è lunghissima, ancora non è finita, noi siamo l'ultimi dell'ultimi, però con grande cuore. Però tre vittorie consecutive non arrivano a caso e adesso c'è anche la Coppa Italia. Ma questa è una squadra che sta facendo bene, tranne una battuta da resto a Campobasso che abbiamo regalato la partita, è una squadra che ha fatto 10 risultati utili, ha fatto 6 vittorie, la squadra ha fatto bene. Nonostante le assenze tra l'altro. Sì, nonostante le assenze, noi ci aggiochiamo, io non faccio altro che ringraziare questi ragazzi perché mi hanno fatto sentire anche nella difficoltà il timoniere loro. Siamo venuti a Tolentino solo col pullman, in campo l'Avezzano non l'ho vista, non ho mai visto una squadra costruire gioco, non ho mai visto una squadra col mordente, cattiveria, caparbietà, gioco, ampiezza, profondità, non ho mai visto un manovratore in mezzo al campo, ho un budget da società che può puntare a fare i playoff se non a vincere il campionato, invece purtroppo oggi
do un voto che è veramente tra il 2 e il 3 a tutta la squadra, inguardabile. Presidente, ne paga le conseguenze mister Meco Monaco? Beh, il problema è che a questo punto della stagione, con una squadra rinnovata per 12 volti nuovi, capisco che dopo un mese e mezzo di lavoro la squadra non ha mai mostrato segnali di ripresa, e credo a questo punto che possa essere il manico. Qualora non fosse il manico, ahimè, insomma, le ho provate tutte, vi garantisco, insomma, economicamente il club ha retto su tutti i fronti, però il campo è quello che poi dai verdetti io vedo che non c'è questa sintonia tra la guida tecnica e la squadra, e quindi credo che sia la logica conseguenza, da massimo dirigente, sostituire l'allenatore. Grazie Presidente. Il nome nuovo dell'allenatore, Presidente? Alberto Conti si parla. Potrebbe essere, sì, una soluzione con un allenatore marsicano, ma deciderò nelle prossime ore, se non domani, perché queste decisioni è meglio prenderle un po' con il cuore che ti batte con minore intensità e la testa che ragiona con maggiore serenità.